La tecnologia è pervasiva. Ci interroghiamo su come la tecnologia impatterà la nostra vita lavorativa, ma anche la vita di tutti i giorni. E in particolare è interessante riflettere come la tecnologia impatta, dal punto di vista manageriale ed aziendale, la situazione delle donne del nostro paese ad affrontare sia le sfide, ma anche come poter raggiungere posizioni di vertice nelle aziende di un mondo come quello dell'aerospazio e della difesa, che è un mondo molto focalizzato a valorizzare un contesto che è più maschile. Noi oggi dobbiamo lavorare principalmente sui giovani, sulle nuove generazioni, da un lato a far avere la consapevolezza soprattutto alle ragazze del loro valore e delle loro competenze, e dall'altro a valorizzare le competenze scientifiche e tecnologiche in modo tale che possano poi raggiungere quelle professioni anche in ambito tecnico che oggi sono un po' precluse, sia per un discorso di numerosità delle ragazze che intraprendono professioni scientifiche, sia per dei bias che la famiglia, la società e la scuola ancora oggi sono presenti nel mondo della scuola e del lavoro. Quindi è molto interessante in questi giorni poterci confrontare con professioni diverse. Abbiamo qui ingegneri, avvocati, giornalisti, e capire come trasversalmente nei diversi ambienti è possibile valorizzare le professioni femminili.